Siamo qui con il tecnico del capestrello Giordani. Mister, oggi avete buttato il cuore oltre l'ostacolo, veramente una prestazione di spessore da 0-3 a 3-3. Sì, partita doppia, abbiamo regalato il primo tempo senza scendere in campo, anche se abbiamo preso gol su due ripartenze, purtroppo i soliti errori difensivi, ma poi ci siamo detti che non ci abbiamo nulla da perdere nel secondo tempo, abbiamo fatto qualche cambio, abbiamo cercato di aggiustare e dopo il primo gol, il 3-1, siamo stati lì, ci abbiamo creduto e è andata bene. Sullo 0-3 quanto ci ha creduto lei, sinceramente? Ma io vedevo la squadra abbastanza viva, sinceramente, non è che... cioè è una partita strana, loro naturalmente negli episodi con i tre davanti sono bravi, quindi abbiamo completamente proprio sbagliato partita, nel senso marcature preventive, ripartenze, quello che non dovevano fare glielo abbiamo concesso e ci hanno punito lì, però eravamo vivi pure il primo tempo, comunque abbiamo creato, siamo stati lì, sempre abbiamo sbagliato 6-7 ultimi passaggi che potevano essere azioni importanti, loro ho detto una squadra compatta, chiusa, ripartiva, ripartono bene perché l'ho detto, molta qualità davanti, però io ci credevo, l'ho detto pure alla fine del primo tempo, certo poi rientrare e prendere il terzo gol con l'Eurogol lì del terzino ci ha ulteriormente tagliato le gambe, però poi il 3-1 ci ha rianimato e da lì alla fine insomma probabilmente meritavamo pure di fare il quarto, poi l'episodio... Espulsione o non espulsione del portiere, la parata straordinaria lì da tu per tu a Cirelli del portiere loro, addirittura potevamo andare 4-3, però l'importante è la reazione della squadra che c'è stata e far capire che siamo vivi. Mister, ultima domanda, Capistrello che ha raccolto tanti punti in casa, può essere la mina vagante anche per questa ripresa, per questo girone di ritorno? Avete fermato l'Aquila, avete fermato l'Angolana con grande spirito? Ma sì, noi quello, oggi primo tempo siamo scesi in campo con 6 fuori ruolo, secondo tempo ne sono entrati altri 3, quindi... Proprio Norcia ha avuto l'occasione anche di segnare. Sì, Norcia è uno dei 2003 che è entrato e che fa sempre benissimo insieme agli altri 2003 e quindi quello era l'obiettivo, quello ce lo stiamo prefissando, far capire che sono giovani interessanti che possono starci per la ripartenza di luglio-agosto e speriamo di essere la mina vagante come dici tu, ma non nel senso di voler togliere a qualcuno, nel senso di poterci divertire e far essere un campionato vivo e sapere che chi viene qui insomma dovrà sudare.